Massimiliano, che emozione è per te essere al Festival di Venezia in una triplice veste, ovvero produttore, marito e anche papà, perché ci abbiamo un personaggio molto giovane sulla scena. Infatti l'emozione non è red carpet, l'emozione è essere il papà di Jennifer, che affronta il suo primo red carpet, anzi il secondo, dopo il Festival Internazionale di Ariano, dove ha avuto un successo incredibile, e poi essere il marito di Eva, accompagnarla, quello sì. Per quanto riguarda la produzione è sempre un onore più che un'emozione, è sempre bellissimo stare su Red Carpet di Venezia. Poi le tematiche che trattate nei vostri progetti sono importanti, perché comunque educano anche al mondo del web. Ci diceva Eva che voi controllate ad esempio i social di Jennifer, ecco. Assolutamente sì. Difatti, come arrivano messaggi sbagliati, viene da me: papà, guarda, questo mi ha scritto questo, quella. No, siamo molto attenti, anche perché i social, purtroppo, come l'abbiamo evidenziato anche nel film, che è una commedia, però portano a tante preoccupazioni, perché per gestire i ragazzi di 14, 15, 16 anni bisogna veramente attenzionarli, perché usano un linguaggio particolare, usano una metodologia di foto secondo me sbagliata, e quindi bisogna fare molta attenzione. Quanto è difficile oggi essere produttori in Italia, specie con due registi alle loro opere prime, insomma due esordienti, neanche uno solo, già è veramente... Allora, a me piace dare tante occasioni anche ai ragazzi, e questo sicuramente, e spero che qualcun altro oltre me lo faccia, cioè nel senso, noi siamo cinema indipendente, non abbiamo grossa distribuzione alle spalle, siamo partiti con un progetto piccolo che era TikTok, che è una polemica importante sul mondo social, e stiamo riscuotendo un successo esagerato, inaspettato. Sono contentissimo per il regista Davide Scovazzo, che è passato dall'horror alla commedia, e abbiamo fatto divertire tante persone mischiando, unendo grandi artisti come Maurizio Mattioli, Sergio Vastano, partecipazioni come Massimo Boldi, Fausto Leali alla prima volta che recita, a tanti TikToker che si sono cimentati insieme a loro. Abbiamo mischiato un po' tutto, è venuto un prodotto carino. Eva ci ha confessato che tu sei anche produttore, nel senso che le organizzi tutto lo schedule di tutte le varie attività da fare, specie in televisione. Ma c'è qualche progetto di cui ci potete parlare, ci potete anticipare, perché il pubblico magari vorrebbe rivederla per più tempo? Allora, abbiamo un altro progetto cinematografico importantissimo, molto più grande di TikTok, che partirà a fine ottobre, dove Eva esordirà, perché Eva ha tanti pregi, no? Tante persone lo sanno, come sceneggiatrice, e farà l'assistente alla regia di Massimo Paolucci, che è un regista affermatissimo, e quindi si cimenterà dietro la macchina da presa. E per la televisione abbiamo una proposta, vediamo, stiamo studiando e vediamo. Sempre meglio. Ni. Perfetto, grazie mille.